Salve ragazzi, la lezione di oggi è una lezione molto particolare perché noi parleremo di misteriose creature paurose e studieremo insieme oggi un genere, un tema che piace molto a voi ragazzi. Affronteremo insieme il tema della paura all'interno del racconto letterario. Studieremo e analizzeremo insieme figure mitiche, ma allo stesso tempo che incutono paura a tutti quanti noi. Noi sappiamo infatti che a far paura sono spesso versioni distorte degli esseri umani. La persona che all'improvviso impazzisce, oppure come abbiamo visto nella lettura dell'altro giorno con Mr. Hyde e Dr. Jekyll, la persona che si sdoppia, oppure ancora l'uomo lupo, il vampiro, il cadavere che all'improvviso torna in vita, lo zombie. Insomma, la fortuna di questi personaggi horror è dovuta al fatto che essi incarnano le nostre paure, le paure più profonde dell'animo umano. Una delle figure che tutti hanno conosciuto, o quantomeno ne hanno sentito raccontare, è quella del lupo mannaro. Sin dai tempi antichi, pensate, la luna piena è stata fonte di inquietudine, di ansia e di paura. Spesso, infatti, vi erano molte credenze soprattutto di alcune malattie di natura psicologica. E queste patologie, queste malattie, pensate, si credeva che peggiorassero durante il plenilunio, quando c'è appunto la luna piena. E tanto, così tanto, pensate che chi ne soffriva sembrava perdere addirittura la ragione per una notte intera. È stato così che è nata all'improvviso una leggenda, la leggenda di cui sto parlando io oggi a voi, quella del lupo mannaro, detto anche, pensate, con il nome di licantropo, oppure uomo lupo. Pensate che secondo questa leggenda alcune persone durante la luna piena si trasformano. Scommetto che vi sta venendo la pelle d'oca al mio racconto. Pensate che queste parole che si trasformano hanno una pelle che si ricopre di pelo ispido, crescono loro le zanne, le unghie e per tutta la notte vagano, girano alla ricerca di prede da mangiare. E queste figure misteriose hanno una forza tremenda e sono anche molto feroci. Ovviamente questa credenza nasce da due paure molto presenti, molto radicate nel nostro animo umano. La paura del lupo da un lato, e noi sappiamo che è il terrore di diventare una preda per gli animali. Il lupo infatti è uno dei predatori più temibili quando caccia in branco. E l'altra paura è quella della notte, è quella dell'oscurità, è quella del buio. Un'altra figura che di solito colpisce molto i giovani è quella del vampiro.
il vampiro è una figura da sempre presente nella mitologia dell'Europa, soprattutto della zona dei Balcani. Pensate che la sua nascita letteraria risale al 1819, quando fu pubblicato Il vampiro dello scrittore inglese John Polidori. A esso seguì poi nel 1897 un'altra storia molto conosciuta, quella del conte Dracula, dell'irlandese Bram Stoker, di cui abbiamo già parlato in precedenza. E questo irlandese, questo scrittore, si ispirò, pensate, alla figura di un cattivissimo, sanguinario condottiero del 400, di nome Vlad III di Valacchia, della dinastia dei Dracul. Da qui poi naturalmente il nome di Dracula. Il vampiro, chiamato anche Nosferatu, Nospirato, quindi significa non morto, è una creatura che secondo la leggenda si nutre, pensate, di sangue umano, che succhia grazie a due lunghi denti canini. Secondo le versioni più popolari, questo vampiro dorme di giorno all'interno di una bara, in quanto la luce del sole potrebbe essergli fatale, e di notte, talvolta, si trasforma di pipistrello e va alla ricerca delle sue prede. Il vampiro è praticamente immortale. E pensate che per ucciderlo, secondo le credenze, secondo la leggenda, è necessario piantargli con forza nel cuore un paletto di legno, di frassino, o sparargli usando una pallottola d'argento. Anche questa leggenda si spiega con la paura delle creature notturne, poiché nell'oscurità siamo tutti più vulnerabili. Ed è nell'oscurità che si muovono i predatori. Ai giorni nostri, l'evoluzione di questo personaggio ha portato al vampiro buono Edward Cullen della serie Twilight di Stephenie Meyer, che probabilmente qualcuno di voi ha letto e conosciuto già. Insomma, un genere, un tema molto amato dai ragazzi, dai giovani della vostra età, ed è un genere che di solito viene letto molto dai ragazzini. Un'altra figura mito, leggendaria, che insomma incute tanta di quella paura, io stesso vedo a casa mia i ragazzi guardare questi film di paura dove vi sono gli zombie. Chi non sa che sono gli zombie? Gli zombie sono altri protagonisti del terrore, della paura. Il zombie altri non è che il morto vivente. Lo zombie, infatti, è un cadavere riportato in vita da un mago che lo rianima e lo comanda totalmente. Qui si parla di magia nera. Un'altra versione del cadavere rianimato è la creatura, riportata in vita dal dottor Frankenstein, un classico di queste storie, figura nata nel 1815 dalla fantasia della scrittrice inglese Mary Shelley. In questo caso, però, il cadavere non viene rianimato per magia, ma grazie alla scienza. Il morto vivente rappresenta che cosa? Rappresenta la paura dell'ignoto, la paura del non conosciuto, di ciò che non conosciamo. Per esempio, di un essere che viene da un altro mondo con cattive intenzioni, ma rappresenta anche la paura della deriva che può prendere la scienza
quando non è animata da buoni propositi. E purtroppo questo è avvenuto anche nel secolo passato. Altra figura spesso ricorrente in queste storie, in questi racconti di paura, è quella dello scienziato pazzo. Ed è proprio il dottor Frankenstein che rappresenta questa tipologia di creatura paurosa. È uno scienziato che impazzisce, perde la testa, o che perde invece la sua identità, come il dottor Jekyll che abbiamo già letto. In quest'ultimo caso il doppio è anche la parte di noi che non conosciamo. Ed è la paura che è spesso provocata dai nostri pensieri più profondi e inconsci.